Antonio Baldino, mister dell'Audax Agrigento Calcio 5. Dopo lo scorso campionato, Audax ancora protagonista nella C2 regionale. Sì, dopo aver raggiunto la salvezza l'anno scorso, quest'anno di diritto così partecipiamo alla C2, che è sempre un campionato di regionale e che quest'anno si estenderà addirittura anche sino a distanza. Dunque abbiamo tenuto lo zoccolo duro quest'anno della squadra e in più abbiamo fatto tre misti con D'Antonio, Cultore e Secchi, che penso che ci daranno qualcosa in più che ci manca per la nostra. L'idea di quest'anno è soffrire meno. Sì, soffrire meno, stiamo già sudando da due settimane perché vorremmo far meglio. L'anno scorso ci siamo salvati, quest'anno vorremmo almeno puntare ai playoff ed è giusto che anche non solo la società o il mister ci pensino a queste cose e devono essere convinti anche i giocatori, che qualcosa a livello locale si può far bene portando avanti il nome sia dell'Audax Algherese che della città di Algherese. I giocatori che dopo un anno di esperienza in un campionato così difficile, anche perché si trova un po' di tutto in un campionato di C2, dal vecchio Volpone al giovane che corre come un dannato, e tutti insieme, soprattutto in trasferta, il gioco si fa duro. Sì, il gioco si fa duro, incontri. L'anno scorso c'era una super corazzata che era il Badesi, non ha perso manco una partita, ha investito forse 5-6 volte il nostro budget, perché a fronte di una C2 di calcio a 5 ci vogliono 6-7 mila euro, questi ne hanno preso 4 volte tanto, dunque immagine il costo, in più avevano già 3 stranieri, noi puntiamo sulle forze locali, che penso che comunque vada, se si fa bene poi se ne parlerà negli anni ed è giusto così. Quindi pianificare, andare avanti, guardare verso il futuro, perché ad Alghero c'è tanto bisogno di pianificazione nel calcio a 5, ma un po' in tutti gli sport. Per il futuro noi quest'anno abbiamo bisogno di una collaborazione con l'Ossi calcio a 5 San Bartolomeo, che fa la Serie A2 nazionale. E abbiamo chiuso questa collaborazione perché a livello giovanile vorremmo che i ragazzi arrivati nelle categorie allievi e under, chi merita può ambire a fare i tornei nazionali con l'Ossi calcio a 5, che fa due campionati nazionali giovanili di under 19 e under 20. Il campionato quando inizia? Dovrebbe iniziare intorno tra il 10 e il 15 ottobre, stiamo aspettando l'ultimazione delle iscrizioni, noi l'abbiamo già fatta, siamo stati primi. Fa merito anche questo, è un ringraziamento a tutti gli sponsor che anche quest'anno ci stanno dando una mano e hanno creduto in questo progetto. Speriamo che sempre più persone vengano a vedere le vostre partite, che si avvicinino allo sport in calcio 5. Voi avete anche un pubblico bello rumoroso, bello, molto tifoso. Sì, molto tifoso, sono molti amici, parenti, conoscenti. L'unica cosa è che d'altronde, come in tutti gli sport, se si portano i risultati il pubblico cresce. Noi speriamo quest'anno di partire meglio dell'anno scorso, abbiamo un anno di esperienza ed è ancora più.